Globe can give health officials a pretty good idea of what kind of season we're gearing up for. Flu season has only just begun, but in Australia it's already in full swing. Parte del mondo, in Australia, capita che l'inverno sia d'estate e l'estate sia d'inverno. Così è d'estate, ovvero dal 1 giugno al 31 agosto, che ci si raffredda e si prenda l'influenza, mica d'inverno, quando fa caldo invece. Scusate l'apparente confusione, ma avete capito il concetto. Questa inversione nell'altro emisfero comunque ci avvantaggia da quest'altro, quando l'influenza viene da lì, come quest'anno. Ne conosciamo praticamente tutte le caratteristiche. Così sappiamo che l'influenza, ormai conosciuta come australiana da quelle parti, è stata parecchio più invadente del solito, soprattutto rispetto agli ultimi due anni, vale a dire il 2020 e il 2021, quando anche lì la pandemia aveva convinto tutti a rarefare contatti e incontri. Da noi invece le mascherine sono state un tantino allentate. I primi casi in Italia sono stati identificati a metà settembre all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Si tratta di 16 bambini giunti al pronto soccorso per problemi all'apparato respiratorio. Questo però fine giugno. Segno evidente di due preoccupazioni. L'influenza è già qui e da parecchio e colpisce come sempre i più fragili. E tra questi ci sono decisamente i bambini. Il virus, per la cronaca, si chiama in termini scientifici H3N2. Dal 1 ottobre in Italia è partita la somministrazione del vaccino aggiornato, che prevede appunto la copertura anche di questo ceppo. Dicevamo dei bambini, i pediatri italiani di libera scelta con la loro associazione premono per la loro vaccinazione, ponendo una serie di riflessioni che abbiamo girato al dottor Claudio Damario, direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Dottor Damario, che influenza dobbiamo aspettarci, partendo dai dati di incidenza che ci arrivano dall'altro emisfero? Ma sicuramente quest'anno l'influenza avrà una storia sovrapponibile a quella che abbiamo sempre avuto in epoca prepandemica Covid. I dati, diciamo, certi sono quelli che riguardavano l'anno 2019, dove l'influenza ha interessato circa 1 miliardo di persone nella nostra emisfero terrestre. E, 1 miliardo di casi con 500.000 decessi, quindi non stiamo parlando di una patologia di secondo livello dal punto di vista, diciamo, infettivologico, e con una serie di problematiche anche di carattere respiratorio importante. Quindi l'influenza quest'anno sicuramente a causa dell'abbandono della mascherina, che poi ci ha protetto nel 2020-21, tornerà ad essere una manifestazione morbosa invernale molto importante. Per questo motivo è indispensabile raggiungere una copertura molto importante di almeno il 75% degli ultra sessantenni, e questo è l'obiettivo che si pone nella Regione Abruzzo, entro la fine dell'anno, massimo entro la metà di gennaio, proprio perché il picco più importante si attende a ridosso proprio delle vacanze natalizie. E parliamo quindi di una problematica di sanità pubblica che, oltre alle gravi conseguenze per i soggetti fragili, perché non dimentichiamo che oltre all'età c'è una categoria di persone che necessita, a prescindere dall'età, di somministrazione vaccinale, proprio perché ha delle patologie croniche. Pensiamo al malato diabetico, al cardiopatico, al malato oncologico e tutta una serie di situazioni di fragilità che ben conosciamo anche dal Covid. Quindi influenza come una patologia infettiva trasmissibile, storica, perché l'influenza è entrata nel panorama delle malattie dell'uomo nei primi del Novecento, con una pandemia che è durata 4-5 anni, che è la stessa, diciamo, lasso di tempo che noi ci aspettiamo che duri il Covid. Quindi il Covid è 5 anni, avremo delle code fino al 2025, quindi
Questa è un po' la storia delle pandemie. Poi con una serie di recrudescenze dovute a ceppi che mutavano, e quindi ogni anno ci ricordiamo la spagnola, l'Hong Kong, quindi una serie di ceppi molto virulenti che poi quando sono arrivati hanno creato molti decessi. E quest'anno la Regione Abruzzo, oltre a impegnare risorse per la vaccinazione gratuita degli ultra sessantenni e dei fragili, dedica anche l'attenzione gratuita della vaccinazione ai bambini, bambini da 6 mesi a 6 anni, quindi offerta gratuita del vaccino. Per due motivi: il bambino, intanto l'aspetto di prevenzione per evitare una infezione con un ceppo influenzale che comunque crea una situazione di iperstimolazione immunologica e immunitaria. Non dimentichiamo che i virus, soprattutto i virus respiratori, rappresentano sempre un fattore di rischio e uno stimolo immunologico importante, e quindi una prevenzione che, oltre che diretta alle vie respiratorie, è diretta anche a altre patologie che si possono innescare dopo una stimolazione massiva immunologica. Pensiamo alle malattie reumatiche dei bambini, pensiamo a alcune malattie autoimmune, lo stesso diabete giovanile. Quindi sicuramente coprire i bambini da questi potenziali rischi di effetti, diciamo, possibili collaterali o di patologie che possono essere, diciamo, derivate da questa infezione, e anche però il bambino come veicolo attraverso diciamo le scuole materne, attraverso la vita di comunità, veicolo dell'influenza all'interno della famiglia, quindi dei nonni, delle persone più anziane, delle persone fragili. Quindi una prevenzione ampia, anche una prevenzione di famiglia, non solo una prevenzione di persone. Anche quest'anno in Abruzzo per i bambini è disponibile il vaccino in formulazione spray nasale per chi è indicato? Abbiamo adesso a disposizione dei vaccini non invasivi, che sono i vaccini spray inalanti, quindi i bambini si possono immunizzare senza trauma, diciamo, quindi sono disponibili e sono stati acquisiti dalla stazione unica appaltante della Regione Abruzzo questi vaccini, quindi possono essere richiesti e somministrati soprattutto alla maggior parte dei bambini, e questo praticamente può essere fatto sia negli studi pediatrici, per i pediatri che aderiscono alla campagna, ma massivamente nei centri vaccinali pubblici, quindi presso i dipartimenti di prevenzione. È stata anche quest'anno allargata la platea dei soggetti vaccinatori, quindi hanno aderito con una convenzione nazionale, con una diciamo un accordo regionale, anche i farmacisti. Quindi diciamo che tutte le farmacie hanno aderito a questa campagna, quindi i cittadini si possono recare nelle zone dove diciamo i distretti non sono di prossimità ed avere la possibilità quindi di vaccinarsi sotto casa. Questo proprio perché abbiamo due obiettivi: la maggiore copertura possibile della popolazione target, e il secondo obiettivo è quello di fare in fretta, di raggiungere la vaccinazione e la copertura entro la fine dell'anno. Quindi questi sono i due obiettivi che ci siamo posti. Quali sono le sue caratteristiche principali e quali i benefici? Allora, la funzione di questi vaccini spray, che ormai sono collaudati, è quella di creare una barriera anticorpale nelle prime vie aeree. E questo è un principio molto interessante, perché per l'influenza ormai è una diciamo quasi tecnologia innovativa acquisita, ma sarebbe opportuno averlo in futuro anche per il Covid, perché come abbiamo visto il vaccino tradizionale, che è un vaccino intramuscolare, dà una riduzione dei sintomi ma non impedisce la contaminazione e il contagio, quindi anche chi è vaccinato si può ricontagiare, proprio perché la via d'ingresso è rappresentata dalla via respiratoria. Quando noi disporremo di un vaccino spray, che ha anche la caratteristica di poter essere utilizzato a temperatura ambiente o di frigorifero, quindi facilita anche la catena di custodia e anche la logistica della distribuzione, io penso che questo permetterà di vaccinare facilmente anche popolazioni oggi che non sono raggiungibili, pensiamo ai paesi africani, pensiamo a una serie di popolazioni delle aree del mondo più disagiate, ma soprattutto impedire attraverso la produzione di anticorpi locali nelle mucose respiratorie la possibilità di contagi nuovi, di reinfezioni che purtroppo abbiamo visto con ceppi nuovi
che avvengono continuamente. Quindi creare una barriera all'ingresso e soprattutto con un vaccino facile da ripetere anche per l'adulto, insomma, ogni anno. Comunque l'Abruzzo ne dispone? Sì, sì, l'Abruzzo ne dispone. È adatto anche per altri vaccini, lo spray? Allora, lo spray, come ho detto, è stato standardizzato ormai per questa tipologia di infezione che è l'influenza, ma so che ci sono delle attività per produrle anche per altri tipi di vaccini che coinvolgono la via respiratoria, perché questo è il target, la via respiratoria. Quindi la vera barriera che noi abbiamo nei confronti, del resto quando si dice il distanziamento sociale, è che proprio la riduzione della distanza, che è quello che facilita le bollicine, le goccioline, diciamo, di saliva, e quindi sicuramente il vaccino spray ha un futuro di facile applicazione, ma ci si deve ancora lavorare bene, perché soprattutto su questi vaccini che riguardano il Covid c'è tutta uno studio continuo. È anche vero che le multinazionali hanno investito prevalentemente nel vaccino mRNA, quindi ci vuole anche un obiettivo di riconversione di questa catena di produzione. E infine, dicevamo, l'integrazione dei setting vaccinali, sì. Centri vaccinali più pediatri di libera scelta. In Abruzzo... Allora, come sa, il rapporto con la pediatria di libera scelta e la medicina generale non è un rapporto di dipendenza, ma è un rapporto, diciamo, dal punto di vista giuridico-contrattuale, ma è un rapporto di convenzione. Per cui tutto ciò che viene fatto con le categorie a convenzione va gestito con una serie di accordi. Bene. Logico che spesso questi accordi sono abbastanza lunghi da raggiungere, perché c'è bisogno di tantissima mediazione. Quindi quando ci troviamo di fronte a situazioni necessità di tempi veloci, si cerca di fare accordi con la maggior parte dei protagonisti di queste campagne vaccinali, e soprattutto anche di valorizzare al meglio i centri vaccinali pubblici e gli hub, perché come abbiamo visto con il Covid, gli hub hanno potenzialità molto elevate in termini di numeri e di cittadini che possono aderire. Poi è anche vero che quest'anno noi abbiamo la possibilità nei centri vaccinali della doppia somministrazione per chi la chiede, quindi è possibile anche la doppia somministrazione antinfluenzale e quarta dose o quinta dose a seconda dello stato di immunizzazione del paziente.